Grazie va Petroni, l'amico Fabio, che mi ha voluto fortemente alla presidenza di questa società. Io con massima realtà, credetemi, ho avuto dei ripensamenti. I primi giorni dell'anno ho detto ni al dottore Petroni, però poi anche tramite qualche altro amico mi ha convinto ad accettare l'incarico. E ho dato, diciamo, tra virgolette, ancora un'unzione a Petroni. Intanto della società mi ha parlato lui, che la società è sana e sta mettendo e mette dei quattrini in questo territorio. Quindi lo ringraziamo da imprenditore e nella qualità di patron perché ama questo territorio provinciale e non solo. E poi ho detto se io accetto questa sfida dove metterò il mio massimo impegno. Per chi mi conosce sa che sono abituato a lavorare la mattina e la sera, dobbiamo darci degli obiettivi. Uno, dobbiamo fare in modo a tutti i costi la permanenza in Serie B e quindi l'acquisto di nuovi calciatori, cosa che il dottor Petrone, da persona del bene, galantuomo che è, sta subito provvedendo, quindi ha dato un segno tangibile e lampante alla società del Trapani Calcio.